tutti e ciao cara Spisni. Ciao amici, buongiorno. Allora io faccio una spoilerata, aveva sbagliato i social mia figlia, era partita da un'altra parte, solo me. Ma bene, ciao amici, siamo qua, io ci sono, voi ci siete, benissimo. Allora, buon venerdì a tutti e siamo qui con la ricetta live. Allora, vi do il responso, mi ha detto il Bert, 1100 pollicini? 1043 pollici contro 235 cuori. Quindi hanno vinto e stravinto i carnivori, mi sa, giusto? Erano la carne quella. E allora, come dire... Avete perso perché invece non è carnivora, o almeno non è proprio carnivora, perché ci sono le uova che diventeranno un pollo, ma ancora sono solo uova, va bene? Va bene. Ecco i nostri amici, è arrivata la Vali, c'è Giuseppe, abbiamo già un sacco di like. Ciao buongiorno, Vali, buongiorno. Ciao Giuseppe, a tutti, ciao. Allora, intanto faccio prima un attimo un preambolo, o potrei farlo anche intanto che si cuoce, però va bene. Allora, abbiamo scoperto un sacco di cose, avete risposto a tante cose belle, le ho imparate tutte. La parte bianca dei limoni, e c'era scritto anche come si chiamano, me lo ricordo, però è quella più ricca di vitamina C. Quindi voi state, ci dicono di togliere il bianco, marrameo, mangiamolo, ecco. Poi di limoni ci sono anche i limoni del Garda, la limonaia dei limoni del Garda, vedete che si conoscono alcuni e non si conosce tutto, di asparagi poi anche asparagi, vabbè, qui molta gente ha detto l'asparagi cotti al forno con la besciamella, ma ci aveva messo la mortadella, quindi non poteva essere perché è carnivora. Qualcuno ha detto le lasagne, gli asparagi le faremo prestissimo, ma non sono quelle. Gli asparagi di mesola o di mesola, che non so come si dica, anche se sono qui parenti, perché sono nel ferrarese, a confine fra l'Emilia Romagna e il Veneto. Sono arrivati fin qua? Com'è? Non sono arrivati fin qua, però sono a destra del Po, nel ferrarese, la destra del Po, come devo dire. Poi ci sono gli asparagi viola, perché abbiamo detto i verdi e i bianchi, e giustamente dice ad Albenga in Liguria ci sono anche quelli viola, sono violetti, forse si chiamano proprio asparagi violetti, comunque sono viola, e queste sono le cose che abbiamo imparato chiacchierando fra di noi, e questa cosa mi fa molto piacere. E la Vali ti dice: che carina, hai letto tutto? E beh certo, sempre io vi leggo, non sempre riesco a rispondere a tutti, ma sempre vi leggo perché è un piacere. Non pensate che io venga qui e parlo con voi per mestiere, mi fa proprio piacere, perché si imparano tante cose, poi io ho la fortuna di avere un pubblico meraviglioso, che non è da tutti, ve lo voglio dire, perché ne ho visti e sentiti tanti, non tutti hanno questa fortuna, io ce l'ho e la dopro fino in fondo. Allora, facciamo la nostra ricetta in diretta. Chiaramente avevamo già detto, si parte dall'asparagina, che poi l'asparagina, come ho detto, non è un asparago piccolo. Adesso aspetta, io intanto sto mettendo del burro. Anche noi, se no traballiamo. Aspetta, no, non traballate, per carità. Stiamo qua. Ecco, c'è già dei traballi, ce ne sono fin troppi in giro. No, per carità. Oh, che carina la Concetta, dice: come sei simpatica. Adesso mi iscrivo. Grande, grazie. Ma che carina. Ma poi se ti iscrivi, adesso correggetemi ragazzi se dico male, quando noi andiamo in diretta, quando pubblichiamo, ti arriva la notifica, così sì, sei sicuro che non perdi niente. È vero, è così la storia, giusto? Sì, proprio così. Grazie, grazie. Allora, vediamo. Dove che fai Spisni, che non ti sto mica dietro. Adesso vengo lì da te, non ti preoccupare, volevo fare vedere l'asparagina, perché questa, dunque, l'asparagina è una pianta ornamentale, perché l'asparagina è una pianta velenosa, però si chiama asparagina questa, che null'altro è che l'asparago selvatico coltivato. Perché selvatico non lo trovi tanto così come questo non è raccolto per campi, che sia chiaro, lo prendiamo dal contadino, e il contadino giustamente, come coltiva le ortiche, coltiva anche l'asparago selvatico, però si chiama asparagina, no, e lo faccio proprio per capire che l'asparagina si chiama così, ma è un'erba, è bellissima da vedere, sembra un ciuffo, mandatelo a vedere su Google, mettete asparagina e vi viene fuori. Allora, io ho fuso il burro e adesso ne metto una parte, quella in eccesso, la metto qua perché voglio che mi vada a finire
dove dico io. Ok, ha tenuto. Sapete che sono dittatore. Oh, ma allora, l'hai puliti oggi che ieri mangiato a terra? Caspita, se li ho lavati e rilavati, guarda, lavati milioni di volte, ormai non c'è più un goccettino di terra neanche a piangere. Adesso non ne metto molti perché io non li ho cotti, a me non piace lavorare con questi sottili cotti, perché il buono di loro è proprio che rimangano anche croccantelli, capito? Va bene, allora pulisco un po'. La Sabrina adora le tue padelle giganti. Le mie padelle giganti, quando vieni, se dovessi capitare che vieni qua a scuola te le faccio vedere, anche oggi le abbiamo tirate fuori, sai? Perché avevamo 24 ragazzi che arrivavano da Siena per conoscere la nostra tradizione, la nostra cucina, e allora lì, quando diventano grandi, ci sono le padelle un po' più consistenti. Vediamo che ho messo. Ah, guarda, nonna Giuse ha portato anche la sua figlia a seguirci. Grazie, Ilaria. Grazie, nonna Giuse. Ciao, ciao. Ciao, ragazze. Nonna Giuse, grazie. Allora, un po' di sale? Ci sto mettendo un po' di sale, mm-hmm. Sì, perché la roba insipida, no, anche no, va bene. E adesso ci metto anche un po' di noce moscata. Senti che già, voi non lo potete sentire, ma te che lo puoi sentire, glielo puoi raccontare. Già si sente questo buon profumo degli asparagi. Posso chiedere? Abbiamo cotto col coperchio, così noi lo dobbiamo girare? No, abbiamo cotto col coperchio perché così l'acqua, il vapore, aiuta gli asparagi a passarsi fino dentro, vedi? Okay. Altrimenti si friggono solo e non si passano fino dentro. Adesso a fuoco basso, 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 intanto andiamo a spaccare le uova. Ok, ci spostiamo. Perché allora lo devo dire, vieni che intanto che tu fai lo diciamo, che ieri subito la Bartolini aveva detto frittata e io confermo, frittatina con asparagini, eccolo qua. Ui, sopra la Gisella ti ha detto che sei un pozzo di scienza, che con te impara tante cose. Ah, ma grazie a tutti, sai, perché io attingo da tutti i messaggi che arrivano. È bello di condividere. Eh? Certo, è certo, la condivisione porta ricchezza, sai, già, tanta ricchezza. Che bella, allora, community che siamo, grazie. Sì, ce lo diciamo da per soli, siamo proprio belli. Siamo fortunati che ci siamo trovati. Sì, è vero, che non è così scontato. Quindi, bene. Allora, vediamo perché qua fa un bel fumetto, lo lasciamo ancora. Ho messo le uova dentro quel burro che avevo tolto prima, metto un po' di sale, poco, perché questi sono già salati, l'uovo di suo lo sai che è abbastanza saporito, però un altro po' di noce moscata, poca, che serve solo per le uova. Poi metto anche un po' di parmigiano grattugiato, io questo l'ho grattugiato stamattina e mi è rimasto. Poi anche questo chiaramente è a sentimento, ma come dire? Patrizia ti dice hai resistito a non mettere la salsiccia, eh? Ho resistito! Perché quella l'avevamo già fatta e mangiata, hai capito come? Ha messo un po' di panna. Ho messo appena un gighino di panna. Scherzavamo delle sue abitudini, eh? Appena un goccino di panna, ma giusto per stemperare le uova, sai? Allora, io adesso ne ho messe tre. Ah, la Concetta ti chiede se sei in un ristorante e se sei la chef. Io sono a WSB, tu guarda, wsb-bologna.it. Guarda mo, cosa facciamo? Facciamo un sacco di cose, beh, comunque qua. Allora, devo dire che nella mia vita passata, che è un po' lungherina, perché è un pochino lunga, ho fatto anche il ristorante per molti anni, per tanti anni, per troppi anni. E mi sono stancata di essere fuori tutte le sere. Adesso faccio WSB da molto tempo. Allora, vediamo. Adesso, prima voglio vedere e farvi vedere. Noi stiamo qua, siamo pronti. Allora. Vediamo, cosa ci fa vedere? Vedi? Da una guarda parte come sono belli bruniti, belli bruniti. Allora io farò così. Mi aiuto un attimo e se riesco li giro un po' perché mi piacciono di più. Okay. Ma se anche non fossi, non li girassi non succede niente. So che stile, ragazzi, avete visto? Vamo, tac. Vamo che adesso stile. Diciamo che non sono i primi che giro e allora me la cavo abbastanza.
Bene, allora, un po' di burro l'abbiamo lasciato dentro, un po' di burro l'abbiamo messo nella terrina, adesso ne metto un po' di fresco perché non mi piace il burro fritto troppo cotto, e buttiamo giù le uova. Sì. Questa è una cosa molto semplice che fai all'ultimo momento quando arrivi a casa, e si fa adesso quando gli asparagi sono nel fiore, sono all'inizio della loro stagione, perché... dopo ci rimangono solo quelli grandi, almeno qui da noi, poi non lo so perché abbiamo visto che l'asparago appare in tutta Italia, ogni regione, ogni angolo di paese ha il suo, non vorrei mai, ti dice la Patrizia, a me si sarebbero rotti tutti, grande spisni. Non è vero, fai come ti dico io, non ti si rompono, se tu li cuoci prima ti sembra di far bene, no, e li devi adoperare così perché diventano... Guarda, mi viene la salivazione a mille perché rimangono saporitissimi, croccanterelli, sono uno spettacolo. Allora, adesso questa l'abbiamo pulita tutta, c'è rimasto un goccetto, siccome è tutto pagato, deve andare tutto nella pentola. Via. Esatto. Andiamo a vedere o chiudi? Chiudo. Ah. E adesso allora metto basso, fuori, ma, attuso, basso ma neanche tanto basso. Bene, intanto approfittavo per, dobbiamo aspettare mica tanto, sei quei 3-4 minuti subito, poi lo giriamo ed è praticamente pronto. Questo volevo dire, è un piatto che prepari lì per lì, non ci vuole molto. L'importante è avere messo a bagno tante volte, cambiato tante volte l'acqua degli asparagi, perché anche quando sembrano già puliti, quella puntina che come abbiamo visto ieri è quella che buca la terra, si riempie di sabbia purtroppo. Oh, però è brutto segno se non passano dalla terra, ci sono delle più fatte cose in giro nei supermercati e in company. Ma sugli asparagi sai che non credo che si possa fare quel lavoro lì. Diceva Nicola, sì, perché succede proprio questo, è il germoglio che esce, e come esce, il giorno stesso in cui esce, nell'arco di quella giornata va raccolto. Perché persino gli spinaci, che notoriamente sono da lavare 100.000 volte, al supermercato ci sono già pulitissimi che sembrano candeggiati. Vabbè, comunque voi stateci attenti e pulite per bene, che ieri la spisni ha mangiato la terra. Oddio, ho mangiato la terra, cioè, mi sembrava di averla tolta tutta, invece ancora un pochino nelle punte, come dico, cioè, ma quelli di ieri l'ho messi a bagno, ho cambiato l'acqua tante volte e oggi si sono sistemati. Già, già. Allora, prendo la mia palettina. Non vai via che noi siamo fermi qua. No, sono qua, bene. Devo prendere la palettina, ce l'ho di là. Ragazzi, qualcuno mi va a prendere un piatto, per favore, di quelli nostri con la gallina pari? Potete parlare? Tutti. Parla con gli spoglini, non è diventata matta. Sì, Kate, piatto, vieni qua, se no i follower pensano che lei parla da sola. Parlava con Kate. Ciao. Va bene, avrei delle gocce da togliere, però purtroppo, per fortuna, Era sta facendo dei lavori, ha tolto l'acqua tutto il quartiere. Non le abbiamo conservate in pentoloni, ma sono un po' impedita nelle mie... Ecco, sì, grazie certo. Kate. Allora, stavamo dicendo che un piatto che si può preparare all'ultimo si deve preparare adesso la sua stagione, adesso fino a metà maggio, almeno qui da noi, poi a seconda delle regioni abbiamo visto che c'è di tutto. Certo, se non è asparagina di questa fine, gli asparagi vanno un po' bolliti prima e altrimenti non si fa. Ma se non è asparagina, non fate la frittata, mangiateveli diversamente. La Giuseppina dice che non sapeva di poter cuocere gli asparagina intera, pensava si dovessero fare tanti pezzetti. Ma no, adesso dipende cosa devi fare. Mamma. Ecco qua. Voi lo sapete che non so girare la frittata, vero che devo sempre chiamare Giacomo quando devo girare la frittata? Sì, ma ci sono tanti modi, poi ci sono quei coperchi, fai col coperchio, senza... Poi senti, se si rompe, l'importante è che sia buona, perché non la mangi intera, va non bene? Non mi vengono dei nervi quando faccio una bella frittata, tutta bella, crogiolina. Ma che nervi ti devono venire? Guarda i tuoi bimbi e ti passa tutto, fatto cara. Per girare mi viene tutta brutta. Buongiorno Nick da New York, buongiorno, buongiorno. Da New York, come sarà il tempo da voi a New York? Infatti anche la Vale è sterefatta, dice che mito in un colpo solo, vero Vali? Perché lei lo fa, sembra facilissimo. Ma anche Giacomo, sai, che ha imparato da lei, prende sta frittata e la prilla in un attimo. Allora io quando vedo che è pronta, prima che mi si rompa, lo chiamo. Vieni a mangiare la frittata. Allora, adesso pura. Vedi, è bella. È bella. Dice che è caldissimo a New York. È caldissimo, bisogna vedere il suo caldissimo cos'è. Qui da noi stamattina sembrava inverno, adesso siamo tornati d'estate, il tempo è matto come nessuno, come la gente.
Per fortuna, perché oh, tutti sanno. Vali, la Vali una volta su 10 le viene, una volta su 10 meglio che niente. Oh. Sì, ma se cioè, non dobbiamo fissarci su questa cosa qua, se si rompe non fa niente. Più bella non si mangia mica intera la frittata. Viene, ah, viene la Mirella a girarmi la frittata. Grazie Mirella, sì. Vi aspetto tutti a girare la frittata perché non mi piace proprio quando mi si rompe, ma ecco. Non gli farà mai. Pronti? Ai posti? Via! È già pronta? Eh wow. Sì! Vediamo, ci saranno già gli sfoglini in agguato che se la vogliono mangiare, vedrai. Pronti? Ecco qua! Ciao Marisa, ciao! Vamo, ci dicono già, eccezionale! Rapida, semplice, buonissima, perché è buonissima. È come dire, è una cosa in più. Poi prometto faremo anche quella bella laboriosa che ci avete chiesto, ma in diretta mi piaceva fare una cosa che sia così, veramente in diretta, altrimenti sono tutte bugie e non ci piace dirle. Va bene, allora faremo un video con le lasagne. Intanto vi saluto, ci vediamo lunedì sera, ricordatevi che adesso lunedì è la sera alle ore 21 da Casa Spisnica, Somme da Parmè. Ecco, nel senso che sono io che parlerò con voi, vediamo così magari svisceriamo degli argomenti, capiamo, va bene? Io vi saluto, vi ringrazio di quanto siete sempre spettacolari, ragazzi venite a salutare per favore, dai, su che così assaggiamo la frittata. Guys, come to say hello to her followers, please, devo tradurre perché arriva, il più vicino arriva dal Canada. Due canadesi e un'americana, questo trio è un trio da favola, ma sono bravi tutti quanti, questi abbiamo David, bene. Ciao. Abbiamo Colin, ciao. E abbiamo la Kate, ciao. Che lei è il capo, lei è il direttore, li comanda bacchetta tutti e due, devi vedere, va? Va bene, ciao amici, ciao, a ciao. Lunedì, ciao ciao! Ciao.